Bon. Ecco, ciao Giorgio. Allora siamo qui per un altro servizio. Guardate, quello che sta accadendo in Siria e anche sul petrolio. Io oggi avevo dovuto tenere una conferenza sulla grave situazione in Basilicata del petrolio, della royalty che non vengono pagate. Cioè bisogna dire a tutti, far capire a tutti che l'Italia è l'unico paese al mondo che non si fa pagare le royalty petrolifere. E questo fa venire sospetto, perché dice, ma allora a questo paese a chi appartiene? Beh, bella domanda, no? Una domanda molto forte, voglio dire. E vorrei allora passare la parola. Ma guarda, se mi permetti io ti vorrei correggere subito. Dimmi. Allora, tu giustamente hai detto, è una domanda molto forte. Ma certo. Però io ti rispondo immediatamente. Sì. Da uomo di scienza. Allora, la scienza non è quella che scopre strane cose, ma quella che si interroga su certi avvenimenti. Mm. Quindi bisogna sempre partire dall'avvenimento per poterti poi interrogare. Sì. Chiaro? Sì. Non è il contrario. Allora, quando tu stabilisci dei parametri di riferimento, poi all'interno di questi parametri devi mettere delle nozioni. Mm-hmm. È chiaro? Certo. Quindi, premesso che si dà per scontato che il prezzo del petrolio è in funzione di una serie di parametri, sì. No? Sì. Stabilito quindi che il prezzo del petrolio in un certo paese, stai ben attento perché la logica è un'altra, Sì. Allora, stabilito che il prezzo del petrolio in un certo paese è tot, perché in un altro paese costa invece un'altra cifra? Quali sono i punti di riferimento che ci sono? Ecco perché. Bisogna saperlo. Gli Stati Uniti, assieme ai loro compari, hanno attaccato l'Iraq. Mm. Ecco perché gli Stati Uniti, assieme ai loro compari, hanno attaccato la Libia. Esatto. Ecco perché l'Iran gli dà un grande fastidio. Allora io dico, non è tanto il fatto che esistano delle fonti che ci danno il petrolio, quanto il fatto del costo di quel petrolio. Allora di lì risaliamo a quello che ci dicevamo poc'anzi, in relazione al caso particolare di Veracruz. Sì. Allora, Veracruz che cos'è stato? Veracruz era il grande porto internazionale del petrolio. Durante la guerra civile messicana, che ricordiamocelo era combattuta tra il cartello della Shell, che faceva capo all'Inghilterra e all'Olanda, uh-huh, e il cartello statunitense, che faceva capo all'ESSO, uh-huh, in tutto il territorio del Messico era una guerra civile spietata che faceva decine di migliaia di morti, uh-huh, no? Uh-huh. Indipendentemente all'ideologia, ma l'unico posto dove si stava tranquilli era il porto di Veracruz. Veracruz, sì, sì. Perché? Perché dal porto di Veracruz partivano le entità di petrolio che di volta in volta erano di proprietà vuoi del cartello della Shell, vuoi del cartello della ESSO. Mm. La grande guerra che ha visto in atto i due grandi cartelli che rappresentavano un interesse inglese e l'altro interesse americano, giusto? Giusto. Ecco perché gli americani e gli inglesi sono sempre stati in guerra tra di loro. Beh, alleandosi formalisticamente quando dovevano colpire altri, ma in realtà la guerra autentica, che è il prolungamento della guerra di indipendenza americana dall'Inghilterra del Settecento, la guerra è quella. 76, punto. E la guerra è quella. Fine Settecento. Sì. Ok? Sì. Ecco perché a un certo punto, nel 1912,
gli statunitensi ritennero utile fare la guerra al Messico ed occupare Veracruz. Allora uno dice, per quale ragione gli Stati Uniti hanno occupato Veracruz? Là per là non è comprensibile, ma se prendiamo in considerazione che nel 1915 è iniziato il primo conflitto mondiale e gli Stati Uniti si sono arricchiti fornendo petrolio alle potenze occidentali, allora comprendiamo perfettamente, uno, che gli Stati Uniti dovevano per forza avere un porto da cui far partire il petrolio. Quale petrolio? Il petrolio del Texas, del Messico, il petrolio degli Stati Uniti del Sud, degli Stati Uniti d'America e il petrolio del Messico, nonché il petrolio della Baia del Messico. Esattamente. Allora deduzione senza mezzi termini. Gli Stati Uniti sapevano perfettamente che nel 1915 sarebbe scoppiato il primo conflitto mondiale. 14, sì. Agosto 14. Senti, ma adesso una domanda. La domanda che ti pongo è questa. E ti parlo, quindi facciamo un salto di un secolo e veniamo oggi alla Siria. Allora, a quanto pare ci sono gli ispettori, no, momento, non a quanto pare, sappiamo in queste ore, da qualche giorno in Siria sono gli ispettori dell'ONU perché vogliono accertare la responsabilità di chi ha fatto quell'attacco con armi chimiche. Bisogna vedere se è un attacco con armi chimiche. Sì, beh, così si dice. Bisogna vedere chi è che ci dimostra che l'attacco è con armi chimiche. Sì, ma bisogna dimostrare, esatto, che la stampa occidentale è una stampa onesta, cosa che non è vera. Non è vero, no. Ma io assolutamente non è vero. Questo voglio dire, questo è un ennesimo, diciamo, pretesto perché bisogna fare un intervento in Siria. Tanto è vero che Obama comincia a dire in maniera ipocrita, noi agiamo se l'ONU ci autorizza, poi intanto però muove la sesta flotta, la rinforza con altre navi, che è notizia di poche ore fa, che stanno andando verso la Siria. Ma allora, i russi al momento fanno silenzio, dicono... No, i russi hanno già detto che non accettano assolutamente nessuna condizione. Sì, esatto. E perché vogliono... tanto il colpito è il russo, è esatto. Lì quello che si vuole fare, è quello che fu fatto a suo tempo, no? Nella cosiddetta campagna di Crimea. La campagna di Crimea è stato determinante per la storia dell'Ottocento, non solo perché in un certa maniera di straforo si è inserito il regno del Piemonte in quell'ambito, no? Sì. Mandando i propri uomini, i propri uomini, anche bersaglieri, esatto, a morire di colera alla cosa, perché nella famosa battaglia in cui parteciparono i piemontesi, che era non mi viene in mente in questo momento, la battaglia della Cernaia. Nella battaglia della Cernaia morirono una quindicina di persone. E anche sempre per parlare della mitologia della guerra di Crimea, anche la famosa carica dei 600, che fu effettivamente un massacro, ma poi andando a contare, no? I colpiti, i morti furono pochissimi di quella carica allo sbaraglio, no? Ma quale carica? La famosa carica dei 600. La carica dei 600, no? Della guerra di Crimea. Ci fu anche in Crimea. No, perché io mi ricordo una carica dei 600 a Lubushensky, il povero Caderia che fece l'ultima carica, che fu una ma vittoria... No, signore, parlo della carica dei 600, quella carica non lo sapevo. Ma come lo sai che ci hanno fatto 200 film? Ma non su quello di Lubushensky, non su quello della Crimea. Ma quale Lubushensky? Ma assolutamente no, ci hanno fatto un sacco di film inglesi. Ah, gli inglesi? Ah, momento, io pensavo tu parli degli italiani, se parli degli inglesi è un'altra cosa. Gli inglesi sì, questo l'ho saputo.
Allora, la carica della cavalleria leggera, sì, famosa carica della cavalleria leggera, è un mito, è un mito della guerra di Crimea. Siamo nel 1857. Però sottolinea, è un mito inglese, non italiano. Sì, è un mito inglese, però siccome è rimasto nella storia, sì, perché ci hanno fatto una marea di film, sì, ma tu possibile che non lo sai? No, questo sì, ma io il film più interessante è quello famoso con Errol Flynn. Esatto, ma la confusione è nata che tu hai parlato degli bersaglieri italiani piemontesi, e poi è stata parlato questo, sempre della guerra, sempre in relazione adesso alla guerra di Crimea. Sì, adesso è chiaro. Allora, in relazione alla guerra di Crimea abbiamo avuto un solo fatto d'armi. I piemontesi hanno partecipato a un solo fatto d'armi di quella grande terribile guerra, che è stato la battaglia della Cernaia. Nella battaglia della Cernaia le vittime sono state pochissime. Allora, nella battaglia, però nei fatti, io portavo l'esempio anche di un altro caso, di un caso molto reclamizzato, che è la famosa carica, no? Della cavalleria leggera, sempre durante la campagna di Crimea, dove invece la mortalità da armi da fuoco, diciamo così, è stata irrisoria rispetto alla mortalità da colera. Che ha mietuto una marea di vittime. Ho capito. Questa era una parentesi che io avevo allegato a quello che stavo dicendo. Sì, lo so. E lo stavo dicendo in relazione al ruolo e alla funzione della Turchia, dei Dardanelli e della Siria. Esatto. E a tal punto che io vorrei ricordare anche la famosa spedizione di Gallipoli. Sì, che fu fallimento. Dove gli inglesi mandarono i neozelandesi, dove Churchill mandò i neozelandesi, sì, no? Sì. E gli australiani a farsi ammazzare, sì, perché fu un totale fallimento. Come mandò i canadesi a Dieppe, li fece ammazzare apposta, e sappiamo esattamente il motivo. Tale quale. Esattamente. Tale quale. Il riferimento è estremamente interessante. In effetti, quelli di Dieppe serviva per prendere per il culo Stalin. Perché se no Stalin avrebbe rotto l'alleanza e fatto la pace, o meglio, l'armistizio con Hitler. E invece quelli di Dieppe lo frenò. E lui sacrificò 10.000 uomini per lo scopo. Churchill, ovviamente. A patto che non fossero inglesi della madre patria. Tutti canadesi, la maggioranza canadesi. Poi c'erano quelli degli inglesi, canadesi ma e quegli altri. E quegli altri erano neozelandesi e australiani, va bene? Perché poi neozelandesi e australiani sono sempre di origine britannica, non dimentichiamocelo, cioè, vuol dire. Sì, ma non sono della madre patria. Eh sì, questo sì. Allora, queste distinzioni bisogna che noi cominciamo a farle. Certo. Se no non riusciamo a capire le scelte geopolitiche, perché direi è chiaro che la spedizione a Gallipoli era veramente un suicidio. Sì. E ci hanno fatto un bellissimo film, oltretutto, sì, che vale veramente la pena di vederlo, con l'ho un grande attore. Due volte l'ho visto. Certo. Secondo te in Siria che cosa accadrà? Allora, la Siria oggi corrisponde a quello che era la Crimea nell'Ottocento. Sì. E Gallipoli del 1915, dall'inizio del Novecento, esattamente. Esatto. Perché la crisi, i punti della crisi, no? Gli snodi della crisi sono sempre lì, si spostano, ma di poche decine se non centinaia di chilometri, gli epicentri, ma lo scontro è sempre lì. Allora io ti vorrei fare un'altra illazione di carattere storico. Sì. Se noi andiamo a vedere le grandi battaglie dell'antichità, fino niente o po' di meno che alla battaglia di quella battaglia che ha scompaginato le forze turche. Lepanto. Lepanto, mi veniva Lissa. No, Lepanto. Fino al 500. Mi veniva Lipari, mi venivano tutti questi nomi. Fino alla battaglia di Lepanto, e vai a vedere la posizione di questi luoghi, compreso le battaglie che hanno visto combattere gli esponenti
del cesarismo contro gli uccisori di Cesare, compreso le battaglie che hanno visto combattere Antonio contro Ottaviano e tante altre battaglie, la zona è sempre quella. Si sposterà di qualche centinaia di chilometri, ma la zona è sempre quella. Siamo sempre a est mediterraneo, non a caso. Siamo sempre lì, quindi quella zona non è solo una zona di incontro e di scontro geografico, ma è anche una zona di incontro e di scontro geopolitico. Sì, adesso che hai fatto questa bellissima escursione storica, che ha fatto capire molte cose, e sicuramente chi ti ha ascoltato bene e sa, mastica un po' di geopolitica e di storia, ha capito tutto, quello che ti voglio dire adesso, allora tu sai che abbiamo un nostro comune amico che sostiene, non so se ha ragione, ha torto, non so, poi vedremo i fatti, che i russi farebbero finta che poi alla fine gli americani lasciano fare, cioè gli lasceranno invadere la Siria. Io questa tesi, oddio, ultimamente a volte, sa com'è, ma io dico, se ho una cosa che è mia, non permetto a un altro di farmela togliere così, gratis, tanto fargli un piacere. Cioè, mi spiego, non capisco per quale motivo Putin dovrebbe fare questa sceneggiata. Ma non la può fare. Allora dico io, allora, un'altra cosa. Storia che glielo vieta. Ma infatti, un'altra cosa, gli americani adesso hanno potenziato la sesta flotta e in queste ore questa flotta è, insomma, si è posizionata per intervenire in Siria. Ma Obama ha fatto una dichiarazione anche ipocrita dicendo che se l'ONU autorizza lo intervengono, altrimenti non intervengono. Ma è chiaro che vogliono intervenire. E secondo te in queste ore che cosa può succedere? In questi ultimi giorni, parliamo così, da domani, dopodomani, allora, cioè, ti rispondo subito. Prego. Io ti rispondo subito. Sì, prego, prego. Allora, ritorniamo al discorso iniziale. La battaglia di Maratea, no? Maratona, Salamina. Sì. Che battaglie erano? Beh, Salamina fu lo scontro, il primo scontro fra Oriente e Occidente, tra Greci e Persiani, in cui i Greci... La guerra di Troia, la stessa cosa. Dove è avvenuta? Sempre lì, e Dardanelli. Chi? Azio. La battaglia di Azio, una delle più importanti e più gravi battaglie della storia dell'umanità, dove è avvenuta? È sempre da quelle parti. Sempre lì. E allora c'è qualcosa che a noi poveri mortali sfugge, sì. Ma c'è un qualcosa che è di estrema importanza. Sì. In quel punto, che poi tra l'altro è un punto che corrisponde anche alla grande mitologia, andiamo a vedere la mitologia greca. La mitologia greca parte da una cosa, la spedizione del velo d'oro. Dove è avvenuta la spedizione del velo d'oro? Se non ricordo bene, siamo sempre verso la Turchia. Lì, quello è il punto di incontro di due fondamentali civiltà geopolitiche. Non c'è niente da fare. Sì. E quindi secondo te Putin, se intervengono martella allora? Allora, qui si tratta di una guerra di posizione. Infatti, lo è adesso. Al momento si tratta di una guerra di posizione. Infatti. Attenzione, le guerre di posizione sono guerre dove avvengono anche degli scontri fisici, ma in realtà si tratta di posizionamento di pedine, come un grande scacchiere. Infatti Brzezinski parlava di scacchiere, dove le persone prima di agire posizionano, no? Sì. Le loro pedine. Sì. E io ti voglio dire una cosa. Sì. Ti do una notizia inedita. Io stamattina ho parlato con quella persona che ti ho già accennato tempo fa. Sì. Che lavora presso un ente, diciamo, di polizia. Sì. Molto importante, e mi ha Sì. detto questo. Allora, mi ha detto che praticamente Putin
è determinato a far sì che la Siria non venga toccata, è determinato a far luce... Non può essere toccata. Infatti, no, è determinato a far luce su, sull'ultimo grave avvenimento dell'attacco con arma chimica, e ultimamente, allora, è stato dimostrato, attraverso la televisione di Stato siriana, ma anche altre fonti, che è stato trovato, proprio dove c'erano dei ribelli, sono state trovate delle armi chimiche. Ma per forza, ma chiunque ragiona lo può capire, no? Un momento, l'hanno trovate, ma hanno diffuso il filmato, ma guarda caso, nel canale occidentale questo filmato non è passato. Ma poi, nei canali occidentali non arriva niente. Infatti, poi un'altra cosa, Putin comunque ha a che fare anche qualcuno all'interno suo che è pronto a farsi vendere dall'Occidente, e quindi Putin, diciamo, è guardingo sia davanti che di dietro. Comunque sia, ma ha anche riferito che lo Stato Maggiore russo... Come? Si fa comprare. Come? C'è anche in Occidente che si fa comprare. Sì, no? Sì, ma qua c'è da dubbio. Ma detto così, lo Stato Maggiore russo... Per il principio della reciprocità. Sì, sì. Tu mi dai in culo a me e io do in culo certo, a te. Certo, certo. Sto dicendo... È la reciprocità. Sì, sì. Sto dicendo che nello Stato Maggiore russo, la fortuna di Putin, mi ha detto che i generali, quelli più in vista, che comunque quelli più, sono determinati in maniera assoluta a fare qualsiasi cosa perché la Siria non la tocchi per nessuna ragione al mondo. Perché? Non la possono toccare. No, perché? Perché motivo per questo motivo. Perché dicono loro che la Siria non vale, in tutte le risorse del mondo non vale nulla, non può valere nessun prezzo perché la Russia lo debba lasciare. Tant'è vero che i sauditi, ultimamente si sa, sempre su ordine degli Stati Uniti e non solo, sono andati ad offrire a Putin un pacchetto di 15 miliardi di dollari di affari purché lasciasse la Siria, e Putin ha detto no subito. Adesso però vorrei capire, e adesso diciamo così, per avere un quadro chiaro bisogna aspettare in queste ultime settimane che succede, perché l'ispettore dell'ONU, per stabilire una verità, non penso che ci metteranno settimane e settimane, io penso che fra qualche giorno capiranno chi ha fatto quell'attentato. Secondo me, per logica, non può averlo fatto Assad e il suo regime, che tra l'altro non hanno mai pensato a fare queste cose, nel momento in cui lui sta vincendo, tra l'altro. Questo voglio capire. Quindi, secondo te, adesso che cosa si troverà? Cioè, gli americani saranno ancora frustrati da questa voglia di intervenire, oppure potrà accadere qualcosa che magari che noi non ci aspettiamo, che chissà? Allora, guarda, il principio a cui noi dobbiamo fare riferimento, sì, è il principio del lupo e dell'agnello. Sì. Anche il principio del lupo e dell'agnello, se lo vediamo in un'ottica zen, sì, è un principio di posizionamento. In questo momento è quella posizione, sì. In questo momento è una guerra di posizione. È vero che il lupo è il lupo e l'agnello è l'agnello, ma il lupo sta a monte, l'agnello sta a valle. Infatti. Quindi la posizione privilegiata del lupo, sì, non è quella del lupo che si può mangiare l'agnello, no, ma del lupo che sta a monte e potendo sporcare le acque, dice all'agnello che sta a valle, sì, che è lui che sporca le acque. Infatti, è quello che ho pensato anch'io. E allora l'agnello russo cosa farà? L'agnello russo non fa altro che, se è intelligente, se ne frega, appunto, dell'accusa del lupo americano. Se è fesso risponde dicendo no, ma tu sei tu, sarò io. Ma non, infatti, devi rispondere. Sembra che non risponda nella maniera stupida, pare che sta rispondendo con silenzio e dicendo che vuole una commissione di inchiesta che stabilisca equamente la responsabilità da dove è venuta, cioè nel senso che da dove viene questa responsabilità e chi ha effettivamente, per quale motivo, fatto questa azione qui criminale in Siria. Non solo, allora, attenzione. Un altro fatto inedito che pochi sanno. No, ma abbiamo parlato di Saddam Hussein, stupidità di Saddam Hussein. Ma ti devo dire un altro fatto inedito. È stata intercettata dai servizi segreti russi una telefonata da uno sceicco arabo che è al Cairo con un terrorista siriano, cioè, o meglio, un straniero arabo in Siria, che è un terrorista, con questo sceicco, che parlavano proprio dell'uso di quest'arma chimica. E anche questa notizia in Occidente non è passata.
Beh, allora, ecco. A parte il fatto che noi queste notizie le passiamo, noi, chi le vuol sentire ma le noi, senta noi, e noi, gli altri c'è la libertà, ma gli altri non le passano. Cioè pochissimi sì, bene, le allora, passano, altri, cioè, i grandi media non le passano. È così. Perché la logica degli schieramenti è di questo tipo. Certo. Siccome l'Italia è un paese suddito, completamente asservito sì. al potere occidentalista, ti ricordo che di recente l'ex presidente del Consiglio D'Alema, a uno che gli chiedeva per quale ragione non leggesse i giornali, gli ha risposto, dice, guardi, io sono un giornalista e come tale so perfettamente che i giornalisti italiani dicono una marea di cazzate. Altro punto. Che, altro che. Per cui io... E non solo con gli italiani, Sì. Dice, per cui i giornali non li leggo. E fa bene. Quindi è un ragionamento molto semplice e molto banale. E infatti io ne leggo più da un sacco di tempo ormai, mi hanno rotto le balle. Allora ritorniamo all'esempio. Allora, ci sono dei posizionamenti. Cioè la storia e la geopolitica sono fatti di posizionamenti e non di battaglie. Le battaglie sono risolutive di momenti particolari nei posizionamenti. Sì. Mi spiego meglio. La guerra di Corea, nell'immediato primo dopo, secondo dopoguerra. Sì, nel 50-53. Che cosa ha significato? Ha significato un gran... dispendio di mezzi, un gran dispendio di soldi, di vite umane e le cose sono rimaste come prima. Infatti. La guerra del Vietnam, uguale. Nella sostanza, cosa ha cambiato? Niente. Ha cambiato pochissimo. Proprio quasi niente. C'è una piccola differenza che gli americani le hanno prese di brutto. Altro che. Allora, da questo punto di vista vorrei raccontare una storia. All'epoca tutti si chiedevano per quale ragione gli americani scappassero da tutte le parti, scappavano che era una meraviglia. Il grande medico Nicola Pende, che nella sua vita si è sempre battuto contro contro gli interventi per togliere le tonsille, disse in una intervista, dice, guarda, gli americani scappano perché sono evirati, perché le tonsille sono come i coglioni sono i coglioni un po' piccoli, però se tu li togli, il più grande endocrinologo della storia, quello che ha inventato la stessa parola di endocrinologia, sì, no? Il quale ha detto, tu li togli le tonsille, li togli le tonsille, questi sono evirati. E sono evirati, pigliano e scappano, perché sono vigliacchi. Ed è vero. Sì, sì. Capito? Allora, sì. Cos'è successo? È successo che è stata una guerra di posizionamento, sì. Una guerra terribile, che ha messo in crisi il sistema americano. Qui non entriamo nel merito perché la questione è piuttosto complessa, sì. Perché lì va messo dentro anche il ruolo e la funzione della televisione, sì. No? Che trasmettendo tutte queste cose aveva creato uno scompiglio nella società americana. Sì, infatti è vero. Ci mettiamo dentro anche la rivolta sessantottina, c'è tutta vero, una serie di aspetti. Sì, sì, esattamente. Ma sì, nella sì. sostanza, se noi la cosa la vediamo in un'ottica di carattere geopolitico, non ha cambiato nulla. Non ha cambiato nulla. Allora, questo posizionamento che c'è oggi attorno alla Siria si sta scaricando, tu calcola come ci siano delle tensioni fortissime, no? Delle pressioni, una pressione che si alza all'interno, ad esempio, di un pallone di plastica, no? Fino a un punto in cui trova un punto di sfogo e lì scoppia e esce fuori un patatrac, poi il discorso deve essere come prima. Sì. Quindi se il momento di tensione è la Siria, sì. Significa che la Siria è il punto del patatrac, ma non è detto che la questione possa risolversi in una pura e semplice guerra che in questo caso sarebbe mondiale. Io non lo credo assolutamente, penso che questa tensione sia all'origine di un grosso investimento
in materie militari, grossissimi affari per i petrolieri, per l'industria pesante, soprattutto americana, una grande opportunità per le strategie dei vari, delle varie potenze, perché è chiaro che noi parliamo, ma loro a livello di ambasciatori, a livello di commissioni, eccetera, stanno trattando la questione. È chiaro, ho capito. No? Sì, sì, certo, certo. No? Allora, se c'è un momento di se c'è un momento di crisi, l'americano viene a Roma, l'americano, l'ambasciatore americano, oppure un qualsiasi scalzacane americano, tanto gli americani comandano in Italia, o uno di Gerusalemme, un gerosomilitano, come li chiamavano una volta, no? Sì, sì, certo. Un gerosomilitano. Viene qua, dice Letta, vieni un po' qui, allora dimmi un po', allora in caso in cui noi facciamo la guerra, tu cosa fai? Allora Letta, ma veramente io non lo so, devo chiedere, capito? Questa è la logica, no? Il Papa che telefona, hai visto l'ultima del Papa, dammi del tu, telefona chissà chi, quale stronzo, dammi del tu, ma vaffanculo. Mi ricordo, ce l'ho sentito, ma tema, il Papa qui mi sa che ho ragione io. Abbaia ma non morte. Dice, ti posso dare del tu? Sì. Allora, mi permetti di mandarti al fanculo? Capito? No. Ma dai, siamo seri. Ma dai, siamo seri. Siamo questo seri. Come diceva Garibaldi, quando Garibaldi, che aveva difeso Roma, quando c'era da difenderla e buona parte della cittadinanza romana se ne strafegava, anche se arrivavano le bombe francesi sulla testa, quando arrivò dopo la presa di Roma, sì, ci fu una grande manifestazione, perché sì, ma ricordo, chi vince ha sempre ragione, no? Certo, purtroppo allora, è così. Allora, addirittura lui benedì i piloti che bombardavano in Italia. Il Pio XII, ti ricordi? Cioè, ti ricordi, sai la storia, vuol dire, no? Io sto parlando di Garibaldi. Ho capito, no, prima, siamo che parlavamo del Papa, parlavamo del Papa che faceva Bergoglio, che ha dato questa confidenza, no? Ah, no, certo, e poi certo, parlando sì, di, sì, beh, niente, la confusione, vabbè, va avanti. Allora, mentre il Papa accettava il bombardamento, ci fu invece Padre Pio che fermò con la mano, no? La sai questa, il miracolo di Padre Pio? Lo sento parlare, sì. Sì, parlare che Padre Pio era nazionalista, capito? Come quasi tutti i francescani. Sì, ma tra l'altro Padre Pio, tu sai benissimo che fu sempre messo sotto tiro da parte delle autorità vaticane, specialmente nel dopoguerra, con gli aiuti del piano Marshall. Volevano portarvi i soldi. Ma esatto, certo. Proprio così. Padre Pio era uno che allora, insomma, era combattivo e capì molte cose. E allora ci fu il famoso miracolo di Padre Pio, per cui questi bombardieri anglo-americani che dovevano andare a bombardare non so quale zona, ci fu una mano che arrivò davanti a loro e dice, vedete, tornati indietro, questi sono tornati indietro. A parte il mito, sta di fatto che Padre Pio è stato l'unico che ha difeso la popolazione italiana dai bombardamenti anglo-americani. Ho capito. Giusto? Sì, esattamente. Sì. Io stavo parlando di Garibaldi, adesso parleremo di Garibaldi un'altra volta, perché ci siamo soffermati su un altro argomento, però questo argomento lo dovremo affrontare, perché è ora che la smettano queste cose. Chiesa romana, cattolica e massoneria, sì, ma bisogna... è un argomento della massoneria per conto della Chiesa, sì, È un argomento secondo me affrontato veramente, no? Perché anzi ti sarei grato che tu ci dessi le spiegazioni, adesso no, perché ormai abbiamo il tempo abbiamo quasi superato. Allora, quando questi che, mentre Garibaldi difendeva la Repubblica Romana nel 1849, se ne strafregavano, quando Garibaldi invece entrò a Roma dopo il 1870 da trionfatore, fecero una grandissima manifestazione in suo favore e Garibaldi uscito su un balcone disse, italiani siate seri, capito? Questo è il vero messaggio, questo è il vero messaggio di Garibaldi agli italiani, siate seri. Mi ricordo questo faroletto.
E fu una cosa, guarda, molto sbrigativa questa qui, Naturale. Anzi, a un certo punto avrei voluto che l'avesse detto anche Mussolini. Non ha voluto comportarsi in maniera adeguata, ma l'ha pagata. Però l'ha pensato, secondo me, vero o no? Ma in politica non si può pensare. Lui l'avrà pensato. Non l'ha detto di stare. Ma l'ha pensato, l'ha anche detto, quando disse gli italiani, governare gli italiani può essere bello, ma è inutile. Più di sì, così cosa deve dire. Ma questo lo disse privatamente, però. Ufficialmente. Lo disse privatamente a Laval, mi pare. Esattamente. Esattamente. Laval, sì. Quando venne a Roma nel gennaio 35 per mettersi d'accordo sulla guerra dell'Etiopia. Naturale. Infatti, Mussolini si lasciò andare una confidenza dicendo governare l'italiano non è facile ma è inutile. E in effetti devo dire che ahimè aveva ragione lui, perché purtroppo vediamo oggi che succede. E siamo ridotti. È inutile. Purtroppo è così. È inutile. Va bene, Giorgio. È inutile. A presto. Allora dobbiamo terminare. Senti, buona domenica. Domani o dopodomani dobbiamo riprendere il discorso della massoneria, il discorso della massoneria qui, della Chiesa. Io ho tutta la documentazione, lo faccio vedere di nuovo. Massoneria e Chiesa è un argomento importantissimo. Questo è un testo più importante. Sì, quindi preannunciamo ai nostri amici che ci seguono che fra uno o due giorni parliamo di questo fatto. Oggi ne abbiamo per 24 agosto 2013, quindi dal 26 agosto parliamo di questo. Grazie. E questo da l'intimo parleremo dei rapporti tra la Chiesa e la massoneria. Certo, dobbiamo parlarne. E intanto ti auguro buona sovranità e tutto il resto. Altrettanto a te. Vedo ci che sentiamo. Sei in forma, senza Cerotti, oggi sei proprio lampante, forte. Senza Cerotti, sei. Non mi hanno più cerottato. Appunto. Vabbè. Non potranno più chiamarmi. Quindi vuol dire la che mummia. Hai superato indenne tutti i traumi, i guai. Sì. Gli incubi. Sì. Invece c'è gente che per la pioggia che ha fatto sul fiume Busento oggi non è venuta qui. E lì è il problema. Questo è grave. Il Busento è un confine veramente invalicabile. Appunto. Ciao. Ci saluto. Ciao.